Oggi è una campagna elettorale in mezzo alla gente, prima nella provincia dell'Aquila, quindi a Vezzano, sul Mona Aquila stessa, oggi adesso in questo momento a Teramo, insieme ad Antonio De Caro e a Piazza Marti, perché è bello ritornare in mezzo alla gente per parlare delle problematiche e far capire qual è in realtà l'importanza del voto all'Europa. È importante andare a votare, perché il voto all'Europa significa un voto anche ai nostri diritti, alle nostre libertà e soprattutto per evitare l'affermazione delle destre. Il Partito Democratico si ritrova in una famiglia progressista, la famiglia progressista ha tutti i diritti e soprattutto dai forza al Partito Democratico, che serve per una forte opposizione in Italia e in Europa. Deve cambiare nel senso delle amministrazioni locali, perché io proverò a portare il punto di vista degli amministratori locali, dei sindaci. Mi sono candidato con lo slogan "primi cittadini d'Europa", proprio a testimoniare il fatto che i politici di prossimità porteranno la loro visione in Europa, un'Europa che vogliamo ispirata al manifesto di Ventotene, un manifesto che parla di fratellanza, solidarietà, il legame tra le persone, tra i popoli che rappresentano l'Europa, un'Europa che deve essere più unita, avere anche un'unica posizione dal punto di vista politico, un'unica voce dal punto di vista politico. E proveremo a conservare quelle che sono le risorse che ci sono state messe a disposizione dell'Europa, che nell'ultimo periodo sembra più amica: i fondi del PNRR, i fondi strutturali, asili nido, casse di comunità, spazi per la socializzazione, parchi, giardini, infrastrutture per la mobilità. Sono condizioni di vita migliori dal punto di vista economico e sociale per le nostre comunità e noi proveremo a tutelarle. Sono risorse soprattutto destinate al Sud, in un momento in cui il governo del nostro paese, con l'autonomia differenziata, l'eliminazione della decontribuzione per le aziende del Sud e con il nuovo decreto sulla perequazione infrastrutturale che ci toglie 3 miliardi 710 milioni rispetto ai 4 miliardi e 6 che erano previsti, non è molto amico del Sud, rischia di fratturare il paese e abbandonare il Sud a un destino che sembrava ineluttabile e contro il quale stavamo lottando in questi anni.